Allora. Dunque, mi è venuto in mente di utilizzare la pialla, di utilizzarla in maniera più, come posso dire, più consona a una pialatrice, ecco, cioè fare una specie di banchetto per poter utilizzare la pialla, cioè in poche parole, tanto per capirci, no? Se io volessi fare una piallatura così, ci siamo, una piallatura senza dover tenere in mano questa cosa qua, così, eccetera, una piallatura un po' più precisa, un po' più anche come utilizzo della pialla stessa. Allora cosa ho fatto? Sono andato un po' un attimino in internet a vedere eccetera, però tutti i progetti che trattano delle pialle, di fare il banco piallo utilizzando il pialino, questo qui manuale, ce ne sono parecchi, sono tutti validi indubbiamente, però a me quello che mi lascia un po' un attimino perplesso è dico va bene, ok, io piallo bene, mi faccio il banchetto, però il giorno che io devo andare a piallare una porta per dire che mi devo portare via la pialla, mi tocca fare un casino, cioè non posso mica portarmi via. Quindi mi serve un qualcosa di semplice che mi permetta di piallare una tavola, di addrizzarla, insomma, ecco, di lavorare su uno spessore, anche perché, come vi ricordate, le tavole quelle grosse ho fatto il banco per poterle lavorare diversamente. Quindi qui si tratta solo di addrizzare una tavola oppure fare un angolo un po' a 45 gradi, eccetera. Bene, a questo punto mi è venuta una mezza idea e vi faccio vedere come si potrebbe fare. Allora, come prima cosa prendo un pezzo di legno, qualsiasi, un legno di scarto anche, insomma, un legno, ecco, già che sia perlomeno dritto. Ecco, questo qui è un po' meno, però lo addrizzeremo. Poi cosa faccio? Prendo la misura del manico, della cosa del manico, e me la riporto sulla tavola. E andrò a creare un incastro dove andare a inserire dentro il manico della pialla. Ecco qua. Allora, adesso 32. Quindi facciamo una riga, poi 32. Facciamo fatto segno, poi ecco, in maniera che affogherà in una parte. Ecco lì, adesso abbiamo fatto l'incastro per la maniglia, ora qui ci facciamo due spessori in maniera che la maniglia non vada a toccare sul piano. Ecco lì, adesso abbiamo fatto due spessori che saranno un po' più alti della maniglia. Ora li fissiamo. Possiamo girare e questa è già abbastanza fissa. Bene, ora però dobbiamo
fissarla per bene. Allora adesso con l'aiuto di queste due squadrette, questa la andrò a fissare qua in maniera che non si muova questo, e questa la andrò a fissare qua utilizzando il foro questo qua. Questa qui la servirà per bloccarla in maniera che non faccia questo lavoro. Quindi io adesso non faccio altro che prendermi il riferimento e me la riporto qua, ok, e poi con il calibro vado a prendere la misura fino al centro, fino al centro del coso, più o meno, ecco qua, e me la riporto qua, e me la riporto qua. Quindi da qui a qui, e allora fare a questo punto, e quindi dopo una vite, saremo in una, facciamo una foro guida per vedere se siamo ritti. Ecco, perfetto, ci siamo perfettamente ritti. Quindi adesso lo foliamo della punta, questa uno, questo piccolo. Allora, ci siamo messo per lo meno così, così non si muove. Adesso facessimo una cosa che è una cosa suscita, questa è una cosa abbastanza suscita. Dobbiamo invocarla, c'è qua, con una mantella, vediamo qua se riusciamo. Questo è a posto, questo è a posto, questo è a posto. Ecco. Allora, praticamente squadrette fissate, questa fissata, ora dobbiamo fare il supporto a 90 gradi. Il supporto a 90 gradi che deve andare a filo di queste due qua. Allora, adesso come facciamo? Prendiamo questi due qua, ok, e li andiamo a fissare. Li andiamo a fissare e poi dopo metteremo la sua cosa lì. Vediamo un po', e fino a qua ci siamo. Ora vediamo un po' come siamo a squadra. Allora, adesso ho fatto un piccolo coso per questo qui, serve per non andare a toccare lì dove c'è la lama. Ok, tanto per vedere se funziona. E adesso dobbiamo metterlo in squadra. Per metterlo in squadra mettiamo degli spessori sotto le squadrette. Allora, adesso abbiamo, ho spessorato, anche qua ho spessorato in maniera da avere il 90 gradi. Eccole, la pratica, ok. Adesso, se per dire volessimo, non so, o rifilare questo, questi sono un po' abbellinato, vediamo un po'. Bene, perfetto, 90 gradi, preciso, preciso, anche perché, come ho detto all'inizio, questa qui è una pialla che
che se per dire volessi smontarla, basta che mi molo due viti, ci siamo? Due viti, questa qui viene via, me la porto via, senza stare a smontare tutto. Ok? Vi piace? E miei figlioli, se non vi piace, non so cosa fare, eh? Però questo è un banchettino, una pialetta come si deve.